come tutti gli anni, con un ritardo di 3 mesi rispetto alla solita cadenza primaverile, ma non significa nulla. Questo impegno che ci eravamo presi 4 anni fa ormai, come ANAI Piemonti, di stare attenti e di informare e elaborare su questa nuova frontiera del documento elettronico, lo stiamo assolvendo. Quest'anno abbiamo deciso di accendere i riflettori sulla selezione per la conservazione. Siamo tutti archivisti. E tutti gli archivisti sanno che gli archivi si formano non conservando tutto, ma selezionando in modo intelligente. E che gli archivi, quelli buoni, quelli che ci troviamo a considerare come archivi storici utili, sono quelli costruiti con intelligenza dall'archivista corrente. Gli archivi meno buoni, non cattivi, sono quelli che nascono dal casuale accumulo e dal ancora più casuale selezione in dipendenza di eventi naturali e biologici. Questo criterio, che è sempre valido, lo intendiamo, lo proponiamo anche per il documento digitale, che di selezione programmata, di razionale conservazione selettiva ha ancor più bisogno, perché è più facile in ambiente digitale produrre masse di dati e di documenti ingovernabili sia dalla mente umana che dalla mente automatica. Abbiamo una giornata molto densa. Io inizio a dare la parola ai 3 interventi di introduzione. Come sempre, e lo ringrazio per questo, do la parola al professor Marco Mezzalama del Politecnico di Torino, che ringraziamo per l'ospitalità. Prego. Ma grazie a voi, direi, perché oramai questo è diventato un appuntamento annuale che a noi come Politecnico fa molto piacere ospitare la vostra associazione. Ci fa piacere innanzitutto perché l'associazione è rilevante, ma ci fa piacere anche perché voi state discutendo di un tema che al giorno d'oggi è rilevante e che attiene in qualche maniera all'informazione. E noi viviamo il terzo millennio, come sapete, è il millennio dell'informazione. E quindi l'attenzione particolare su questa tematica che oramai in qualche modo ci circonda in tutti i modi, come diceva giustamente chi mi precedeva. Sia dal punto di vista del documento, dell'informazione cartacea, sia dal punto di vista dell'informazione elaborata dagli elaboratori, dai calcolatori. E in effetti io credo che il tema che mi sembra centrale, lo guardavo ieri sera con interesse, dello scarto, della selezione dell'informazione sia veramente rilevante. Se voi pensate che facevo sto calcolo, negli ultimi 10 anni è stata prodotta più dati, perché io tendo a distinguere tra dato e informazione, sono stati prodotti più dati che in tutta la storia dell'uomo, fin dai primordi, fin quando faceva grafiti sulle rocce, e in qualche modo questo non è soltanto un fattore che in qualche modo dice come sia cresciuta la cultura umana, ma dice anche come sia necessario dei sistemi per catalogarla e per tramandarla nel futuro, visto che il futuro si basa sulla storia del passato. C'è certamente un altro tema, che era quello che io sottolineavo tra dato e informazione, perché l'informazione in qualche modo è, come dire, un dato interpretato. Un dato in cui l'uomo ha messo del suo, ha fatto una scelta. Allora io credo che la gestione tra gestione dato,
ponga anche il tema, un tema che è rilevante al giorno d'oggi, ed è il rapporto tra la centralità dell'uomo e la centralità dell'elaboratore. Cosa fa l'uomo e cosa fa l'elaboratore? E vi faccio due brevissimi esempi, se mi permette ancora due secondi. Due piccoli esempi. Se voi pensate alla rivoluzione industriale, cosa ha fatto la rivoluzione industriale all'inizio del Novecento? Ha sostanzialmente sostituito il muscolo dell'uomo con delle macchine. Ha portato via dall'uomo la fatica del lavoro. Pensate alla fatica delle mondine, io vengo dal Vercellese, piegate 10 ore al giorno. Adesso voi passate di lì, trattori immensi. Ma la rivoluzione, diciamo, del terzo millennio, qual è stata? È quella, in qualche modo, anche inquietante, di sostituire la mente umana o certe funzioni della mente umana con un calcolatore. E perché cito questo? Perché al giorno d'oggi molte classificazioni vengono fatte in modo automatico. Cioè, oramai, voglio dire, tutti sappiamo Datagate, CIA, FBI, KGB, adesso non c'è più KGB, ma non mi ricordo come si chiami, la Stasi della vecchia DDR e quant'altro. Al giorno d'oggi la classificazione viene fatta da calcolatori. Non c'è un sistema, non c'è un servizio segreto, neanche del più piccolo paese sperduto nell'oceano, che non gestisca l'informazione in modo automatico. Allora, questo vuol dire che in qualche modo bisogna porsi il problema di come questa classificazione, di governare questa classificazione automatica, perché la mente umana dal fatto della classificazione passa al controllo della classificazione. E finisco citando un altro aspetto. Guardate, al giorno d'oggi i documenti stanno diventando per la maggior parte di tipo multimediale. Oramai la maggior parte dei documenti, se voi guardate, leggevo una statistica, l'informazione al giorno d'oggi è più vocale che scritta. Se andate a vedere i file che ci sono in rete, sono superiori i file audio e video ai file scritti. Allora questo cambia anche un paradigma di classificazione, perché l'informazione non è più codificata soltanto attraverso sequenze di testi, ma è codificata attraverso sequenze di onde o sequenze di pixel. E quindi ci vuole anche su questo una riflessione. Tant'è vero che, come voi sapete, sempre tornando al KGB di turno, ai classificatori al giorno d'oggi sono classificatori di conversazioni vocali, non di testi scritti. Ma questo, di risolvere questi problemi di classificazione, sono vostri. Io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Grazie. Come sempre, stimolante. La parola a Anna Cantaluppi, Fondazione 1563, curatrice dell'archivio storico, ecco qui cosa è il significato di 1563, della Compagnia di San Paolo di Torino. Prego. Buongiorno, mi fa molto piacere essere di nuovo qui con voi a condividere riflessioni e buone pratiche, questa volta sul tema della selezione. E vi porto i saluti della Compagnia di San Paolo, peraltro il professor Mezzalama avrebbe potuto farlo molto meglio di me, perché è membro del comitato di gestione della compagnia stessa. E si è spento, ok. Anche la Compagnia di San Paolo è oltre che essere interessata a tutti
allo studio e alla promozione delle buone pratiche sul territorio, è direttamente interessata perché è in corso nella compagnia il passaggio al digitale di molte procedure e attività importanti, quindi si pone il problema della gestione degli archivi elettronici, cartacei ancora e ibridi. E, nel mese di giugno sono stata alla Summer School della European Association for Banking History, organizzata e ospitata assieme a Intesa San Paolo a Venezia. E il tema della Summer School era la gestione del digitale e c'erano docenti del calibro dell'australiano Ross Harvey, di Mariella Guercio, che abbiamo la fortuna di avere qui con noi oggi, di Victoria Lemieux della British Columbia, di Lisley Richmond della Università di Glasgow e altri. E uno dei concetti cardine su cui il corso si è soffermato è stato proprio quello della necessità della selezione, di programmare e attuare e monitorare in continuazione la selezione. Perché è una grande illusione quella che abbiamo avuto un po' tutti, e il proliferare dei dati prodotti a cui accennava il professor Mezzalama ce lo conferma, la grande illusione è che con il digitale si possa conservare tutto perché intanto non occupa spazio. In realtà è vero proprio il contrario, perché la conservazione del digitale è molto più costosa della conservazione del cartaceo, in termini sia economici e sia gestionali. E inoltre, se un archivio cartaceo disordinato e abbandonato può a posteriori, anche dopo molti anni, essere sottoposto a operazioni di selezione e di riordino, per un archivio digitale è molto più complesso e molto più oneroso questa operazione, alle volte persino impossibile. E durante questo corso c'erano anche dei casi di studio e c'è stata una relazione molto provocatoria da parte dell'archivista della Hoffmann Roche, una casa farmaceutica svizzera, che a fronte di un sito web estremamente complesso, duttile, consultato e utilizzato da operatori della società in diverse nazioni del mondo, ha fatto la scelta per la conservazione permanente di stampare i documenti e di conservare il cartaceo perché meno oneroso. E, diciamo, all'opposto ci sono state altre relazioni, tra cui in particolare quella della Banca d'Italia, che invece gestisce un archivio pressoché completamente elettronico in modo sofisticato e efficace. E poi ci sono stati altri casi di studio, vedo qui davanti a me proprio Sara Pedrazzini di Intesa San Paolo, che invece ha illustrato insieme a Francesca Pino la selezione operata all'interno di un singolo ufficio, l'archivio storico. E però penso che Sara oggi illustrerà di nuovo questa operazione, magari unitamente all'archivio ibrido, e quindi non mi soffermo su questo. E, vi do ancora un flash, un'idea che mi è rimasta dal corso è che queste operazioni di programmazione della selezione devono essere il più possibile automatiche. E quindi la collaborazione con gli informatici e con i produttori dei documenti è fondamentale. Buon lavoro. E per finire, il presidente dell'Associazione Nazionale Archivistica Italiana, Marco Carassi. Signor Presidente. Quando il giovane Goldoni, neolaureato in giurisprudenza, si pone il problema di trovare un lavoro,
Dopo aver esaminato varie ipotesi assolutamente impossibili, trova come suo primo lavoro precario, peraltro, quello di collaboratore, sotto collaboratore, dell'impiegato che lavora nell'ufficio del procuratore criminale presso il governatore di Chioggia. Le prime cose che gli dicono è che deve tenere in ordine le carte, deve portare i documenti che servono, ma il suo entusiasmo scatta quando gli viene assegnato un lavoro apparentemente marginale, ma che lo riempie di entusiasmo. Ed è quello di preparare per ogni procedura, per ogni processo, per ogni fascicolo, diremo noi, una scheda riassuntiva. Apparentemente un piccolo lavoro di dettaglio di tipo puramente burocratico. Ma lui si rende conto che questa scheda sintetica influisce sulla decisione finale che il procuratore criminale prenderà. E quindi si rende conto che la sua piccola collaborazione burocratica ha un effetto molto rilevante sulla vita degli imputati. E si rende quindi conto del peso etico della sua responsabilità. E si rende anche conto che sovente il lavoro dell'indagine criminale ha due inconvenienti. Uno, il fatto che i colpevoli lavorano molto abilmente, di solito, a distruggere le tracce di ciò che hanno commesso, ma succede anche che gli innocenti, ingenuamente, perdono, distruggono le testimonianze che potrebbero essere portate a loro favore nel processo. Quindi due meccanismi di distruzione di dati. E il primo molto pericoloso per la pubblica autorità, il secondo anch'esso pericoloso perché rischia di portare alla condanna di innocenti. E allora il suo sforzo di piccolo burocrate è quello di reperire nella documentazione raccolta nel fascicolo tutte le tracce che possono servire poi a chi prenderà la decisione, sia a carico dell'eventuale colpevole, sia a tutela dell'eventuale innocente. Questo lavoro non dura molto perché lo sbattono fuori rapidamente, perché c'è qualcuno più giovane di lui che subentra e quindi mi spiace, arrivederci, buongiorno. E poi lui va a fare altre cose fino a che diventa il grande letterato che conosciamo. Ma nelle sue memorie lui ricorda questa esperienza per la grande soddisfazione da lui provata nell'avere trovato in un piccolo lavoretto molto marginale una grande soddisfazione di tipo etico per essere riuscito a dare un piccolo contributo all'imparzialità, quella che noi oggi chiameremo l'imparzialità dell'amministrazione della giustizia. È un tema quindi di selezione che tocca il tema della selezione dei documenti e dei dati che al loro interno sono contenuti, che è un problema gigantesco che riguarda noi archivisti, professionisti della memoria. Noi sappiamo che l'antico modo di affrontare il problema della selezione, perché ovviamente, come è stato giustamente sottolineato, tutto non si può conservare, questo vale non soltanto per l'analogico, ma vale pure per il digitale. Ma il modo tradizionale di affrontare questa cosa era si accumula, finché a un certo punto si dice, qualcosa dobbiamo buttare.
Poi ci si è resi conto che questa operazione era concettualmente pericolosa, perché c'erano anche degli scarti inconsapevoli, i documenti lasciati a muffire non erano stati scartati, non erano stati oggetto di selezione per la distruzione, ma di fatto venivano distrutti dall'abbandono, dalla disattenzione. E quindi ci si è resi conto che anziché ragionare soltanto sulla selezione per distruggere, bisognava riflettere in modo più ampio a che cosa distruggere e che cosa conservare. E quindi sono entrati nel nostro linguaggio non più i massimari di scarto, ma i piani di conservazione e scarto. E quindi il nostro lavoro oggi si svolge in un ambiente, in un'atmosfera che è molto più complessa di quella tradizionale e tutto sommato in teoria molto più funzionale. Il vecchio approccio è un approccio che si è rivelato in gran parte fallimentare. Allora, siccome le professioni evolvono nel tempo, noi siamo fieri della tradizione disciplinare, concettuale, che nell'arco di un secolo e mezzo almeno abbiamo accumulato, ma non ci sono dubbi che la nostra professione evolve e noi dobbiamo farla evolvere bene, perché l'ambiente attorno a noi sta cambiando e cambia sempre più velocemente. Quindi il contributo che gli archivisti possono dare a questo difficilissimo problema della selezione per distruggere e conservare è un contributo che noi possiamo dare sulla base delle nostre competenze, della nostra intelligenza e in parte anche del nostro impegno etico, in qualche modo riecheggiando a questo entusiasmo di Goldoni nel trovarsi impegnato in un piccolo lavoro che però in realtà comportava dei riflessi che insomma le persone normali non immaginavano nemmeno. Allora il tema è: che cosa dobbiamo salvare? Quindi forse non è più il tema, soprattutto nel digitale, ma questo si vedrà poi nel seguito del workshop. Una volta si diceva: buttiamo una parte e quello che rimane dobbiamo salvarlo al meglio. Oggi invece il tema è scivolato su che cosa dobbiamo salvare prima di tutto. E non possiamo certo farlo a posteriori, quindi dobbiamo programmare questa selezione, e anche questo è appena stato detto. Però programmare non è mica facile, intanto perché noi conserviamo per due motivi, uno di tipo giuridico-funzionale e l'altro di tipo culturale-storico, e sono due motivi che vanno ben calibrati. Quello storico è difficilissimo da affrontare, perché chiaramente non possiamo immaginarci che cosa gli storici del futuro vorranno avere di ciò che noi oggi abbiamo tra le mani. Quindi non possiamo fare un giudizio qualitativo sugli orientamenti storiografici. E quindi forse l'unica cosa un po' sensata che possiamo fare è di cercare di salvare testimonianza essenziale, dimagrita, ridotta, di ciò che è la funzione principale del soggetto i cui documenti e dati noi abbiamo tra le mani, in modo da cercare di rendere più oggettivo possibile il nostro lavoro. Ma nel seminario estivo di cui parlava Anna prima, un tema molto interessante che è emerso è quello della domanda: ma poi ciò che noi conserviamo viene utilizzato da qualcuno? Ed è un ragionamento che non necessariamente si deve ripercuotere nei secoli, cioè che cosa tra 200 anni vorranno studiare, vabbè,
Ma che cosa tra 10 anni, tra 20, tra 30 si vorrà sapere di ciò che noi oggi abbiamo tra le mani e stiamo selezionando? Questo è un tema che si potrebbe affrontare retrospettivamente. Cioè 10 anni fa, 20 anni fa, 30 anni fa, che cosa abbiamo eliminato e che cosa abbiamo scelto di conservare? E come abbiamo utilizzato ciò che è rimasto? Le pubbliche amministrazioni hanno fatto riflessione su se stesse sulla base di ciò che hanno conservato per organizzare meglio il loro lavoro? Oppure l'hanno accumulato solo perché lo dice la legge e bisogna cercare di non prendersi bastonate quando c'è un'inchiesta? E forse queste sono cose che si potrebbero approfondire. E quindi i poveri archivisti sono in questo maelstrom terrificante in cui, certo, c'è qualcuno che viene in nostro aiuto, la NSA in America registra, quindi conserva un mare di cose che forse in parte qui a un certo punto spariscono, quindi gli storici del futuro andranno tutti là a sgranocchiare popcorn mentre studieranno la nostra storia, però cosa registrano là? Registrano delle telefonate, degli email, ma gli archivi non sono composti solo da queste cose, sono composte anche da tante altre cose, sono composte da documenti che non vengono trasmessi per via telematica, tutte cose nelle quali insomma ci vuole un grande sforzo di riflessione cui la nostra professione è chiamata, non da sola, perché ovviamente non siamo onniscienti, abbiamo bisogno dell'aiuto di specialisti, e quindi insomma viviamo tempi difficili, come dice il proverbio cinese, che insomma non è sempre divertente vivere tempi difficili, però questo è, quindi cerchiamo di cavarci.